crazy doing what I'm doing. Well, they give me all kinds of warnings to save me from ruin. L'infanzia di John non è stata una passeggiata. Conteso dai genitori separati, rimane a Liverpool con la madre Giulia e presto si rivela incapace di crescerlo e quindi affidato alla sorella, la zia Mimi. Il dolore più grande è non essere desiderati. Renderti conto che i tuoi genitori non hanno bisogno di te quando tu hai bisogno di loro. Quando ero bambino ho vissuto momenti in cui non volevo vedere la bruttezza, non volevo vedere di non essere voluto. Questa mancanza di amore è entrata nei miei occhi, nella mia mente. Non sono mai stato veramente desiderato. L'unico motivo per cui sono diventato una star è la mia repressione. Nulla mi avrebbe portato a questo se fossi stato normale. John comincia a frequentare lo dove del primary school, dove la personalità eccentrica e la creatività della giovane si fanno notare. Poi frequenta con risultati negativi la Cory Bain. Così zia Mimi successivamente lo iscrive al più adatto Liverpool College of Art. Ma zia Mimi pensa che John deve trovare la sua strada attraverso una professione vera, non certo attraverso l'arte. A Mimi, la zia, dicevo sempre: hai buttato via tutte le mie poesie, te ne pentirai quando sarò famoso. Non le perdonavo il fatto che non mi trattasse come un fottuto genio. All'inflessibile zia sfugge persino che la musica possa rappresentare qualcosa di più che una passione temporanea. Il rock and roll era reale, tutto il resto era irreale. Quando avevo 15 anni era l'unica cosa tra tutte che potesse arrivare a me. E da quando scopre la musica di Billie Healy, Lonnie Donegan e di Elvis è folgorato. Scopre il rock and roll, la chitarra, ma lei irremovibile gli ripete che la chitarra va bene, John, ma non ti darà certo da vivere. Le ultime parole.